Ciao a tutti, da Vittorio Tiso per Out of Beat. Siamo in compagnia oggi del nostro iPhone X, di un caricabatterie compatibile con la ricarica veloce di casa OK, che poi vi linko sotto, e un cavo USB Type-C a Lightning, appunto, da utilizzare per la ricarica veloce. Cos'è la ricarica veloce di iPhone? La ricarica rapida introdotta da Apple negli ultimi dispositivi permette di ricaricare fino al 50% della batteria in soli 30 minuti, quindi circa in un'ora avrete una ricarica completa della batteria del vostro smartphone. Per essere utilizzate, però, ci sono delle specifiche necessarie. Avrete bisogno di un alimentatore da 29, 61 o 87 watt e che deve essere appunto utilizzato con un cavo USB Type-C, quindi un USB-C classica di quelle nuove, non quelle vecchie. E dall'altra parte dovrete avere una presa Lightning. Le richieste di Apple sono fatte per avere una caricabatterie sufficientemente potente in modo tale da attivare la ricarica rapida. Di fatto, scusate, con il caricatore presente all'interno della confezione di iPhone, non è possibile utilizzarla. È un po' una carognata perché di fatto dovrete comprare un caricatore supplementare. In questo caso qua il caricatore che io ho scelto è un caricatore di OK da 19 euro. Comunque poi ci va aggiunto un altro cavo, quindi servirà, oltre alla spesa ingente dell'iPhone, una trentina quarantina di euro per poter usare la ricarica veloce. Ricarica veloce, appunto, che ci permette di ricaricare il 50% di batteria in 30 minuti, cosa molto comoda se avete difficoltà ad arrivare a sera o volete fare una ricarica al volo quando avete un po' di tempo. L'alternativa alla ricarica veloce classica, quindi quella che stiamo parlando adesso, è utilizzare dei caricabatterie come quello di iPad con un amperaggio un po' più elevato rispetto a quello di iPhone per ottenere delle prestazioni migliori. Non otterrete sicuramente gli stessi risultati di quello con USB Type-C e Lightning, ma comunque avrete una ricarica un po' più veloce. Vediamo brevemente come funziona il nostro caricatore, il caricatore che abbiamo scelto. Proviamo anche a collegarlo ad iPhone. Intanto apro il cavo, che è molto chiuso ancora. Ho appena tirato fuori dalla scatola. Ok, apriamo tutto. Ok, allora il caricatore di OK di cui vi stavo parlando prima, appunto compatibile con la ricarica veloce, ha due modalità di utilizzo. Di fatto potrete utilizzarlo contemporaneamente con due porte USB, con due cavi USB classici. Alternativamente potrete aprirlo e collegare direttamente la presa Lightning qui. Vediamo di farlo velocemente. Ok, lo collego alla corrente, se ha voglia di entrare. Ok, perfetto, adesso il cavo è alimentato, non vi inquadro tutta la presa di corrente che non è che sia bellissima da vedere. Sblocchiamo il nostro iPhone con il codice. Ok, colleghiamo al cavo. Ok, adesso abbiamo visto che si è accesa l'iconcina della ricarica. Stiamo quindi utilizzando la ricarica veloce combinando un cavo USB Type-C Lightning con un caricabatterie compatibile appunto con la ricarica rapida. Abbiamo quindi visto che utilizzarla è molto semplice, ma vi comporterà una spesa di circa 30-40 euro. Sta a voi scegliere se avete la necessità o meno di acquistare questa tipologia di prodotto per utilizzare la ricarica veloce. Onestamente, secondo me, è un plus che può servire solo a determinati utenti che hanno appunto la necessità di fare una ricarica rapida per poter arrivare a fine giornata. Se caricate il vostro smartphone di notte, di fatto potrebbe non servirvi più di tanto. Comunque vi linko sotto qui nella descrizione del video tutti quanti i prodotti che ho utilizzato per questa videoguida, e vi ricordo che mi farebbe molto piacere se vi iscriveste al nostro canale. Grazie a tutti per aver visto il video e alla prossima da Vittorio Tiso per Out of Beat.